In questo diario di viaggio parto da Adelaide per Kangaroo Island con un volo della Regional Express Airline, compagnia di voli domestici in Australia. Arrivo a King's Cove, la cittadina di Kangaroo Island dove sorge l'aeroporto. Ad accogliermi trovo Paul, un rappresentante della Kangaroo Island Odysseys, che mi porterà alla scoperta dell'isola. Dopo un breve tragitto di macchina, incontriamo Andrew Neighbor di Kangaroo Island Marine Tours al King's Cove Wharf per imbarcarci su una crociera attorno all'isola. Ciao! Probabilmente al sentire nominare Kangaroo Island, molti di voi immagineranno un'isola remota coperta di foreste che preservano varie specie di flora e fauna. Questo è solo uno dei tanti aspetti che caratterizzano Kangaroo Island, ma non fa giustizia alla diversità territoriale dell'isola. La prima cosa che vi colpirà al vostro arrivo sull'isola è la sua estensione. Kangaroo Island è più grande di quanto possiate immaginare e vi offrirà molto più di quanto vi aspettiate. Situata a soli 15 km dalla terraferma del South Australia, Kangaroo Island ha un'estensione di circa 150 km di lunghezza, con una ricca varietà di suggestivi ambienti naturali da scoprire. Vi aspettano spiagge appartate dove rilassarvi al sole o praticare la pesca nell'oceano. Potrete ammirare verdi pascoli dove agricoltori, apicoltori e produttori di vino lavorano ai loro prodotti, utilizzati dalla rinomata cucina locale. Una visita a Kangaroo Island non può essere completata senza un incontro con i pinguini, che nidificano sulle piccole dune sabbiose e i promontori rocciosi attorno a Penshaw e King's Cove. Durante il tour in barca incontriamo molte colonie di foche durante il tragitto. Io cerco con lo sguardo i delfini, che numerosi vivono qui al largo di Kangaroo Island, ma non sono fortunato. Arrivo a Emu Bay, dove mi aspetta di nuovo Paul. Bene Paul, Emu Bay. Sì. Come mai è chiamata così? Il nome proviene da un uccello locale che noi avevamo qui, era il Wolf Emu, che ora si è estinto. Sfortunatamente l'ultimo esemplare morì nel 1836. Avevano il loro habitat naturale in varie location sull'isola ed una era questa baia, il nome proviene proprio da lì. Era della stessa misura dell'emu normale, eccetto per le zampe che erano basse. E tanto tempo fa li si poteva vedere qui, anche in questa baia, ed oggi ne rimane solo il nome a ricordarlo. Ed ora Emu Bay è una delle spiagge più popolari dell'isola. È molto frequentata durante l'estate, grazie a questa sabbia bianca e lunga circa 3 km. Emu Bay offre bungalow e case vacanze con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le strutture sono situate all'interno di un grande giardino e offrono vedute magnifiche. Negli ultimi anni l'isola è divenuta una meta molto turistica. Puoi vedere le case laggiù. 30 anni fa c'erano solo 3 o 4 piccole casette. Ed oggi ci sono queste ville di qualche milione di dollari. Ok, iniziamo la nostra visita? Ok. Con Paul riparto da Emu Bay per continuare il tour di Kangaroo Island in direzione Stokes Bay. Dopo mezz'ora circa, lasciamo la macchina e proseguiamo a piedi. Questa è Stokes Bay. Esatto. È una baia molto invitante, no? Sì. A dire il vero, molti vengono qui, si mettono all'ombra a prendere un caffè, magari d'inverno, quando non c'è molta gente. Vengono qui e danno uno sguardo alla mappa, guardano attorno o fuori dal finestrino e dicono: non ci posso credere, perché mai tutta questa gente viene fin qui? E poi se ne va. È così divertente, non realizzando che la spiaggia che volevano visitare è al di là degli scogli ed è lì che dovremmo passare. Andiamo allora. Andiamo.
Seguendo le indicazioni per Beach e poi passare attraverso i massi sul promontorio, si arriva ad una bella spiaggia bianca. È circondata da scogli che formano una piscina naturale, una baia sicura anche per chi vuole nuotare, anche se c'è da dire che la temperatura dell'acqua è abbastanza fredda. La spiaggia oggi è diventata molto popolare tra i turisti. I servizi includono aree barbecue, picnic e campeggio. Per apprezzare davvero la bellezza e la diversità del territorio, si raccomanda vivamente di soggiornare a Kangaroo Island per almeno 2 o 3 giorni. Ci sono hotel e motel nelle 3 principali località di Kingscote, Benishaw e American River, come pure sistemazioni stile bed and breakfast su tutta l'isola in case private o appartamenti autonomi.